Care amiche ed amici di YouTube e degli altri gruppi sociali, ecco a voi Brasile 2014. Ieri la partita di calcio risolutiva per il Brasile, che si erano preparati con milioni di gadget come questi per consacrarsi maestri mondiali del calcio. E adesso, dopo la partita di ieri, martedì 8 luglio, che hanno preso una legnata, anzi ne hanno prese 7, hanno un problema: che fare di milioni, anzi miliardi di gadget come questi, che già nessun tifoso mondiale compra più. Probabilmente rottameranno tutto, romperanno tutto. Era così carino e così costoso se non si vende. Però ecco, io come sempre non ho seguito neanche la partita di calcio di ieri di Brasile e Germania. Però si sono presi certe bastonature, 7-1 hanno perso, cioè ha dell'incredibile. Già dopo il quinto gol la gente si ritirava dagli stadi piangendo per non vedere il resto, e si sono salvati di bello, perché hanno perso solo con altri 3 gol. Avrebbero potuto perdere 15-1, anzi è già una fortuna che hanno perso 7-1 perché hanno fatto un gol. Poi ci sono stati dei disturbi, perché la gente investe molte aspettative nel calcio e si sono scontrati con la dura realtà, cioè che il paese continua a essere quello di prima, con i problemi di prima, la disoccupazione di prima, la delinquenza di prima, il crimine organizzato di prima, le favelas di prima, la miseria di prima, il narcotraffico di prima, la corruzione dei funzionari e degli amministratori pubblici di prima, l'inflazione di prima, la mancanza di alloggi di prima, la mancanza di strutture e infrastrutture di prima, la mancanza di ospedali di prima. In pratica, se non fosse per il risultato, gli è successo ai tifosi brasiliani quello che è successo in Italia, che dopo la batosta c'è il brusco risveglio di accorgersi che tutto continua come prima e che il mondiale era solo un sogno, un gioco, una distrazione dai problemi veri. Soltanto che in Brasile è ancora peggio. Prima di tutto perché i problemi in Brasile sono molto più gravi che in Italia, quindi hanno avuto la sensazione molto più tragica di assentarsi momentaneamente da quei problemi per poi recuperarli tutti di un colpo. E poi perché è stata una forma molto dolorosa di back to reality, di ritornare alla realtà, dal mondo dorato ed illusorio dell'intrattenimento sportivo, perché hanno perso 7-1. Quindi è stato brutto, un brutto risveglio a una realtà ancora più scottante e cocente. Beh, io solidarizzo con loro, poveri brasiliani. Hanno speso tantissimi soldi, di cui pochi rimangono in Brasile, per delle strutture come quel ponte e delle infrastrutture che crollano, che poi magari non verranno più utilizzate. C'è stata corruzione a vari livelli, i soldi sono andati quasi tutti fuori o si è creato debito pubblico, per poi perdere in questa maniera. Avessero giocato il mondiale in un'altra parte del mondo, Brasile neanche sarebbe entrato nel novero dei partecipanti. Invece così hanno avuto il privilegio di giocare fino a che non hanno potuto vincere. Bel privilegio.
Forse sarebbe stato meglio per il Brasile se non facevano il mondiale in Brasile, perché nessun paese del primo mondo, nessun paese centrale era disposto a spendere tutti quei soldi. E adesso tutti quelli che hanno pagato l'Organizzazione Mondiale di Calcio per fare da sponsor e guadagnare con le vendite, adesso già possono impacchettare tutto, perché non venderanno più niente. Quindi è stata per loro un'amarezza economica e sportiva, perché anche adesso tutti i possibili benefici di una vendita nel mondiale non ce l'hanno più. A che servono i mondiali? Non lo so. Probabilmente per molti sono una diversione e una passione, ma per qualcuno è un negozio e una speculazione. Basta cercare in internet tutti i colossi, i mammut della costruzione che sono stati destinati a qualche olimpiada o a qualche mondiale di calcio o a qualche evento internazionale, e che magari senza neanche essere stato usato una volta uno stadio, una piscina olimpionica, eccetera, sono caduti in disuso, in abbandono e in obsolescenza, come in Grecia. Molti villaggi olimpionici o mondialisti che non sono mai stati usati e che sono caduti in sfacelo e abitati da degli occupa o dei drogati, degli sbandati, dei delinquenti, dei rapinatori. Erano case destinate prima a essere occupate dai turisti sportivi e dagli atleti, e poi in un secondo tempo a diventare alloggi popolari o case in affitto, e invece non è successo nulla di questo. Sono state finanziate con i soldi dell'erario pubblico di qualche paese e dalla gente, e di questo non se ne parla. I fracassi dei mondiali e delle olimpiadi in campo di appalti, costruzioni, gadget. Adesso che se ne faranno delle milioni di magliette con scritto Brasil Campeão do Mundo 2014? Magari cancelleranno Campeão do Mundo, le rifileranno se magari riusciranno a vincere nel 2014 qualche coppa sudamericana. Magari metteranno invece Campeão do Mundo, metteranno Campeão America Latina. Così le vendono, perché è un negozio. Quindi magari riusciranno a salvare qualche gadget del mondiale. Qua cancellano Brasil 2014, mettono Brasil Coppa Americana 2014. Ecco, magari c'è la mascotte che adopereranno per fare i tornei regionali. E il mondo gira! Il mondo gira. E gli interessi pure. Povero Brasile, però d'altra parte che ci vuoi fare? Con tutti i problemi che in Brasile hanno, di sicuro se avessero vinto starebbero a dire: abbiamo vinto, perché stiamo risolvendo i problemi e andremo avanti. Ma è una bugia, e questa opportunità non ce l'hanno avuto manco in Italia, altrimenti chissà i ministri e tutto il resto che starebbero a dire: Italia sta vincendo perché riusciamo a portare avanti il paese. Che c'entrano 11 giocatori di calcio nel campo di gioco con quello che fanno politici, amministratori pubblici, funzionari, delegati, appaltatori, subappaltatori? E quindi per fortuna che in Brasile non possono appropriarsi di una vittoria sportiva per interessi loschi e politici. Peccato che per la gente che sta soffrendo molto. Per quello che mi frega a me il calcio. Vabbè. Allora, niente, volevo commentare. Mazza, oh, che legnate. Gli hanno dato 7 legnate. A misura che i tedeschi segnavano di più,
più piangeva la gente negli stadi. Una cosa come cani bastonati, una cosa veramente. Addirittura si ritiravano dallo stadio, perché tanto dopo i 5 gol all'ultimo momento non potevano recuperare. Via via che uscivano continuavano a segnare gol come se non bastasse, quindi uscivano con il quinto gol, stavano già prendendo la macchina che sapevano del settimo. Mamma mia, beh, vabbè. Però forse se non avessero fatto il mondiale in Brasile manco avrebbero fatto passare la selezione carioca fra il numero delle partecipanti, forse sarebbero stati eliminati. E così almeno hanno avuto il privilegio di spendere tanto per giocare un po'. Benvenuti nel club della FIFA, che è un club da FIFA. Vabbè, no, io dico più che altro questo perché ho sentito molte cose in internet, la gente sta esaltata, allora dovevo anch'io lanciare un mio testimonial. Però non ho seguito il partito, tanto dicono che ha giocato malissimo Brasile, quindi gli hanno fucilato, gli hanno presi a cannoneggiate, pum 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 pum. Hanno scaricato un pallottoliere. Strano che non abbiano fatto 20-2. Vabbè, ma questo era solo un video messaggio per commentare la sconfitta del Brasile ai mondiali 7-1. Se no, viene troppo pesante il video. Adesso vi lascio. Ciao. Arrivederci. Arrivederci dal vostro Senten Chan. La palla Brasile 2014 è ruzzolata per terra e manco rimbalza molto bene. Ciao.